Il gruppo politico autonomo di Sava ha tenuto un incontro ieri in occasione della Giornata internazionale della donna. Non una mera celebrazione, ma l'occasione per dibattere sui problemi che ancora oggi affliggono la donna e soprattutto sul crescente fenomeno che vede le donne vittime di violenza, soprattutto tra le mura amiche. Nei nostri paesi c'è ancora un senso di vergogna e di difficoltà a denunciare. A questo spesso si associa scarsa fiducia nelle istituzioni. Ma la donna, è stato detto anche, non deve piangersi addosso, perché oggi ha le porte aperte ovunque. Insomma, si deve avere uno spirito ottimistico, ma anche insistere affinché si creino le condizioni culturali, affinché ci sia il massimo rispetto e l'effettiva parità di genere. Comandanti di sottomarini, una donna. Comandanti che vanno nello spazio, una donna. Quindi smettiamo di parlare. La violenza sulle donne è la cosa bruttissima che un essere umano, un uomo possa fare. Non è un uomo, è un essere schifoso, è un vigliacco, è come colpire un bambino. Fermo restando questo, la donna si sa valere. Abbiamo voluto ribadire un percorso che ormai facciamo da 5 anni, quindi anche questa sera abbiamo voluto, come dire, richiamare che il senso autentico della Giornata Internazionale della Donna, al di là di qualche rito consumistico, ribadiamo, che purtroppo ormai è imperante, probabilmente deve essere quello di recuperare uno spirito più autentico e farci veramente riflettere su quelle che possono essere le opportunità che questa giornata può dare, se diventa un'occasione di dialogo, di comunicazione, perché soltanto questo ci può aiutare a risolvere, ad affrontare tanti problemi come quello della violenza, che è uno dei temi che trattiamo in questa giornata internazionale della donna. Non vorrei, come dire, che si dimenticasse che purtroppo facilmente se ne parla in tanti notiziari, in tanti inserti di cronaca, ma poi quando si tratta in qualche modo di affrontare questo problema, purtroppo c'è anche una scarsa, come dire, partecipazione. Questo Proprio ci della può. donna. Proprio della donna, infatti, una delle cose che abbiamo detto all'inizio del nostro convegno è proprio questo, cioè si preferisce una occasione di svago, un'occasione per fare baldoria eventualmente in qualche locale, però quando si tratta invece di prendere coscienza di questi problemi, ahi noi, c'è scarsa partecipazione, perché come dicevo, se non incominciamo a riconoscere il problema, difficilmente poi saremo in grado di affrontarlo, saremo in grado di in qualche modo di risolverlo, perché se il problema per noi non esiste o lo ignoriamo, è ovvio che non possiamo, voglio dire, più di tanto poi affrontare la problematica. Quindi era questo Voi ci anche mettete anima e corpo ad aiutare anche la noi. donna. Certamente, perché noi ci crediamo, perché crediamo che una società si evolve se entrambi, uomini e donne, riescono effettivamente a fare, come dire, una squadra, a diventare veramente solidali fra di loro, e non c'è bisogno di tutta questa violenza per poter, come dire, andare avanti. Quindi è questo il senso che volevamo dare, di chiedere la partecipazione, perché attraverso la partecipazione si può migliorare, si può affrontare il problema e attraverso la partecipazione ci si può confrontare e crescere insieme. È sempre questo il nostro, come dire, obiettivo. Filomena Lamarca, allora durante questo incontro vi siete soffermate su tante problematiche, ma quello fondamentale è cercare di capire che serve proprio una cultura, un'educazione alla parità di genere. Esattamente, noi abbiamo bisogno di comprendere che davanti a noi non c'è una via spianata, abbiamo bisogno ancora di camminare tanto, camminare insieme, non c'è bisogno di farsi la guerra, abbiamo bisogno soltanto di comprenderci. Per poterci comprendere, per poter proseguire nel migliore dei modi, abbiamo bisogno prima di tutto noi donne di conoscerci, di comprendere quali sono state le nostre battaglie che fino ad oggi hanno combattuto le nostre nonne, le nostre bisnonne. Ora tocca a noi, non ci possiamo adagiare, come invece si vede spesso in giro tante ragazze, tante donne giovani che sembra che non abbiano più obiettivi da raggiungere. In realtà noi abbiamo ancora tanta strada da fare, proprio perché ci siamo resi conto che proprio dal titolo del nostro incontro lo potete anche vedere, c'è un motivo ancora per cui nel XXI secolo si continua a fare la giornata internazionale della donna.
tema e non è quello della festa della donna dove si fa per una sera trasgressione, ma è quello dove si vanno a ricercare quelle che sono ancora le necessità che sono intrinseche nelle donne e non riescono ancora a raggiungere quelle parità di diritto che sono fondamentali, come il diritto al lavoro, il diritto al compenso che sia parificato con quello degli uomini, la possibilità di non rinunciare alla maternità soltanto perché siamo costrette anche a dover ambire ad una carriera, perché oggi la vita che ci porta a dover avere una nostra indipendenza economica, ma c'è anche un altro problema. Insieme a tutto questo ci siamo resi conto che fondamentalmente manca quella che è la cultura di base, dove gli uomini e le donne abbiano la capacità di rispettarsi e di vivere insieme correttamente per potersi supportare e per poter affrontare il futuro in armonia. Quindi alla base di tutto questo c'è il rispetto umano tra persone, che è uno dei diritti fondamentali. L'altra condizione è che noi almeno dopo 5 anni di questa maratona che abbiamo oramai portato in avanti, ci siamo resi conto che bisogna combattere soprattutto su un'educazione di base, che è quella dei nostri bambini. È solo da loro che potremo un giorno ambire ad una società che sia più libera e che sia soprattutto coscienziosa nei confronti delle donne, che non sono diverse dagli uomini, hanno gli stessi diritti, hanno gli stessi obiettivi, hanno soltanto bisogno di camminare insieme per un futuro ed un mondo migliore. Sindaco, argomenti importantissimi, ma forse c'è questa assenza un po', diciamo, della donna, cioè vi aspettavate una partecipazione maggiore proprio considerato che tra virgolette si parla di donna? Sì, probabilmente sì, il gruppo politico autonomo si è dato un grande affare per organizzare questa manifestazione. Devo dire che purtroppo nei nostri paesi, sia che si tratti di Savo o dei comuni limitrofi o della nostra provincia, le manifestazioni di natura culturale hanno sempre una particolare difficoltà a vedere una certa partecipazione, però devo dire che in compenso le persone presenti sono interessate, il dibattito è un dibattito partecipato e peraltro è un'occasione per far sapere ai nostri concittadini e cittadini dei nostri comuni dell'ambito di Manduria, quindi Sava compresa, che è attivo uno sportello con un numero di telefono verde al quale si può chiamare, possono chiamare le donne, ma possono chiamare anche persone che sono a conoscenza di determinate situazioni di violenza che si consumano all'interno delle famiglie, e presso questo sportello, che è retto e gestito dall'associazione Alzaia, che è convenzionata con l'ambito di Manduria, di Sava, quindi è al servizio delle persone, delle donne, soprattutto del nostro territorio, troveranno dei professionisti e delle professioniste a loro disposizione che potranno dare delle indicazioni nel caso in cui all'interno delle famiglie ci siano violenze fisiche, ma non solo fisiche, anche violenze psicologiche, violenze verbali, vessazioni. Quindi è un'occasione quella di questa sera per far conoscere questo sportello, e credo che il gruppo politico autonomo abbia avuto un'ottima intuizione nel voler conciliare la festa delle donne ad una occasione di informazione e di conoscenza concreta, qual è quella dello sportello.